Tempo cielo, tempo per far giorno, io non dormo se tu sei con me. Sotto sole, quando ero appena nato, sotto sole, quando ero domani di prima mattina ti devo svegliare te. Un sentiero di sassi bianchi, l'ho seguito fino qui, adesso è sparito. Ma che cos'è questo qui, un teatro? Sì, ma che bello! Cielo, tempo per far giorno, io non dormo se tu non sei con me. Ma che spaventosa sfortuna! Un bellissimo sentiero di sassi bianchi e la, mi ha portato fino qui adesso e siete qui a vedere lo spettacolo. Mica sentito, eh? Sì! Non sono mica sordo! Uno spettacolo! Seduti sulle poltroncine rosse! Ma siete fortunati, sai, posso stare qui un po' con voi? Grazie molto gentili! No, ma perché sai, non sapevo mica dove andare, forse ho fatto un chiasso, forse un po' musica, no? No, perché quando ero piccolino come voi, il teatro, andavamo per strada a guardarlo, appunto, non avevamo le belle poltroncine di velluto, no? Andavamo e poi c'erano i burattinai, c'erano i carri a carnevale, i cantastorie. E sapete chi sono i cantastorie? Sì. No, perché mi sa che non ce ne sono più tanti, ma stai a sentire. E tanto tempo fa, li abbiamo perso le memorie, c'erano mille mestieri, uno era il cantastorie. I cantastorie andavano per terre lontane, a raccogliere leggende, rire, ame. S'andava allegramente in mezzo a tutta la gente, col sole o con la pioggia non ci faceva niente. S'andava suonando senza fare cazzarra, che un violino, che un flauto e io la chitarra. Anch'io sono un cantastorie, sapete? Mi chiamo Celestino e a tutti quanti un bel inchino! Grazie di venuti a teatro! Buon pomeriggio! Grazie bambini, dovete sapere che come cantastorie mi guadagno da mangiare in questo modo, hai capito? Insomma, da mangiare sono 3 giorni che non mangio, una fame, però di solito se racconti una bella storia poi qualcosa me lo danno sempre, un bel piatto di spaghetti con su, i gnocchi, la pizza 4 stagioni e il tiramisù buono. Vabbè, insomma, prima la storia e poi il mangiare. E tanto tempo fa ne abbiamo perso le memorie, c'erano mille mestieri, uno era il cantastorie. I cantastorie andavano per terre lontane a raccogliere leggende di reame e un reame. E sì, cari miei, dovete sapere che il mondo è pieno di storie, leggende, fiabe bellissime, ma dovete sapere che le fiabe, quelle più belle, hanno un'età lunga, lunghissima. C'erano ancora prima della televisione, prima dei libri, prima del cinema. E allora quando sono nate? Boh. E chi ha che le inventate? Ma aspetta, provo a chiedere al mio amico Lucillo, che lui sa sempre tutto. È caduto giù da un albero piccolino, l'ho raccolto qua, lo porto sempre con me. È piccolino ma di un furbetto, si chiama Lucillo. È Lucillo. Non ve lo faccio vedere perché sennò scavo. Sei buono, Che quando lo guardo ti dà di quei bacetti. Ciao Lucillo, ma piantala! Ma senti un po' che furbo. Ma furbo, Sì, non te lo faccio vedere perché sennò scappa! Lucillo, dai, non smettila, Prova a dire un po' ai bambini dove si trovano le fiabe. Che cosa? Sapete cosa mi ha detto Lucillo? Che spesso le fiabe si trovano sotto le piante delle fragole. Ma non ci credete? No! Ma cosa venite a teatro a fare? Siete a casa allora? Vabbè, allora io vi dico un segreto, però voi non lo dite a nessuno? Rimanga fra di noi.
Allora si fa così, adesso che viene la bella stagione, dovete andare nel bosco insieme ai nonni, perché i nonni sono bravi, eh? E quando trovate una piantina di fragolina, e ne staccate una dalla piantina, la mettete in bocca, ma non mandatela giù subito, perché cosa mi fate? Ma dite, oh, no, dovete lasciare sciogliere piano piano la fragolina, no? E sentire tutto il profumo che viene dietro nel naso, nelle orecchie, e intanto che sentite il profumo della fragola, raccogliete alcune goccioline di rugiada dalla fogliolina, così si sfrega così con le dita, avete provato un po' anche voi? Fogliolina, dai, anche i genitori, dai, su, fogliolina, goccioline, si sfrega così con le dita, si chiudono gli occhi, si porta all'orecchio e si sentono tutte le paroline delle fiare, ascolta. È vero, funziona, sai, con tutto. Ma certo, basta che impariamo ad ascoltare. Anche il vento, quando fa il brontolone in mezzo agli alberi, si dice che i ruscelli mormorano. Vabbè, ma sapete quante storie che sanno i ruscelli? E poi anche i sassi. Voi credete che un sasso non sappia niente? Sono quelli che la sanno lunga. Guardate, se non è vero, vi ho portato due sassi del fiume Adda. Sapete, no, dov'è il fiume Adda? Sì. Molto bene. Adesso ne sveglio uno che ci racconta una bella storia. Bisogna essere gentili, anche se è uno sasso. Signor Pietro... Signor Pietro! Non è la voce! È un po' duro d'orecchio sto qua! Ho proviamo col telefono! Signor Pietro! Sto parlando, aspetta! Buongiorno, sì! Sono qui a casa con i bambini di... come si chiama? I Cerchini, sì! I Cerchini, come si chiama? I Cerchettini! I Cerchettini! Come? Cosa? Uffa, il signor Pietro mi ha detto che devo smettere di stare qui con voi, perché devo andare via a tornare fuori a sentire quella musica là. No. Signor Pietro, non è che posso stare qui a vedere anche lo spettacolo? Cosa? Il signor Pietro ha detto che il sentiero dei sassi bianchi che stavo cercando continua dietro le mie spalle. Avete paura del buio voi? No! Neanch'io. Adesso vado su a vedere che cos'è, poi ve lo dico. Voi state qui però, eh? Non muovetevi. Non avete paura, né? E guarda! Aveva ragione il signor Pietro. Il sentiero dei sassi bianchi continua e si direbbe la casa di un taglialegna. C'è nessuno? Non c'è nessuno. E che strano, mi sta anche venendo una stanchezza addosso. Sapete che cosa faccio? Io quasi quasi mi faccio un bel riposino qua, tanto non do fastidio a nessuno, e poi se arriverà qualcuno vado via, eh? E poi se non arriva proprio nessuno ve la racconto io una storia, e ne so tantissime, voi potete rimanere, non mi date fastidio, solamente 2 minuti, cosa è bellissimo. Ciao Lucillo. Moriremo tutti di fame. Dai, chi è che ha parlato? No. Ho detto tutto, eh? Io no, ma tu stai me allora. Lo so come fate, voi fate sempre gli scherzi. Vabbè,
Anche quando non volete mai andare a dormire col papà, papà, mamma, mi raccontami una storia. Papà, mamma, un bicchiere d'acqua. Mi scappa la pipì, Gli ho chiesto 2 minuti, no? Da quando lo racconto io una bellissima storia, bellissima. Ciao, Lucillo, ciao. Dobbiamo abbandonarli nel bosco. Ma hai ragione, questa volta l'ho sentito benissimo che non eravate voi, veniva da qua sotto. Aspetta, fammi sentire. Dobbiamo abbandonarli nel bosco, altrimenti moriremo tutti di fame. Porca, porca ragazzi, questa che ho capito che è la voce della matrigna. E qui siamo nella casa di Hansel. Dormi, Hansel. No, Gretel, non riesco a dormire. Santa Polenta Giuseppina, eccoli qua, l'avevo detto, Hansel e Gretel. Fratellino, io c'ho una fame che c'ho un buco nello stomaco come fosse un forno, e io c'ho una fame che c'ho un buco nello stomaco come fosse una caverna. Beh, Hansel e Gretel avevano fame, sì? Così tanta fame che non riuscivano mica a dormire. Eh no, erano 2 bambini poveri. Già, ma voi non sapete più cosa vuol dire essere poveri. Poverissimi. Erano così poveri che non avevano più niente da mangiare. Erano rimasti solamente dei barattoli vuoti. Ma a un certo punto si sentì una voce venire dal basso. Shh, ascolta Gretel, era la voce della matrigna. Senti, marito mio, se andiamo avanti così moriremo di fame, tutti e quattro. E che cosa dobbiamo fare? Te lo dico io che cosa dobbiamo fare. Domani mattina li portiamo nel bosco. Nel bosco? Sì, diamo loro un pezzetto di pane, accendiamo un bel fuoco e poi... li lasciamo soli! Soli! Nel bosco! Ma le bestie feroci verrebbero subito a divorarli! Pazzo! E allora prepara le assi per levare, perché moriremo tutti! Ma come? Moriremo tutti! Ma perché? Tutti! Gretel, che aveva sentito tutto, piangeva lacrime amare. Hai sentito che cosa ha detto quella cattivona? E adesso che cosa facciamo, Che cosa facciamo? Ma dai, non piangere, Hansel, disse suo fratellino. Non piangere, Gretel, adesso vedrai che troverò una soluzione. Però tu smettila di piangere. Quanto piange sta qua, E quando il papà e la matrigna furono addormentati, Hansel si alzò dal lettino, scese piano piano le scale, aprì l'uscio,
letto. Aveva dimenticato la giacchettina. Chiudi la porta. Pum, sali le scale. Metti la giacchettina. Scendi le scale. Apri l'uscio. E su nel cielo brillava la luna. E tutti i sassolini bianchi davanti alla casa rilucevano come monete nuove di zecca. Oh, che bello! Hansel si prese tanti sassolini nella taschina, taschina, sassolini, sassolini, taschina, e quando fu bella piena ricorre verso casa, chiude la porta, sale le scale, ritorna nella stanzettina della sorellina e disse: Gretel, Gretel, non piangere più, vedrai che il buon Dio non ci abbandonerà. Adesso dormi, dormite tranquilli, Celestino veglia su di voi. Nina nanna, nina oh, questo bimbo a chi lo do? Lo darò alla Befana, che lo tengo la settimana. Lo darò al lupo nero, che lo tengo un mese intero. Lo darò alla vecchia strega. Sveglia, poltroni! È ora di andare nel bosco a fare la legna, disse la matrigna. Avrete solamente un pezzettino di pane. Non mangiatelo fino a mezzogiorno, perché non ce ne sarà nient'altro. Va bene, signora. Siamo pronti. Siamo pronti! Hansel! Ma perché rimani indietro? Sto salutando il mio piccioncino bianco che è sul tetto, che mi vuol dire addio. Ma sciocco, non è il tuo piccione quello lì. Quello è il primo sole che brilla sul comignolo. Muoviamoci! Sto salutando il mio piccioncino bianco che è sul tetto, che vuol dirmi addio. Ma sciocco, non è il tuo piccione, quello è il primo sole che brilla sul comignolo. Muoviamoci! Sciocco! Amoci! Ansi! Ansi, mando per la stanchezza! Ansi aveva gettato tutti i sassolini bianchi lungo il sentiero e si erano ritrovati proprio in mezzo al bosco. E la matrigna, bambini, adesso accendiamo un bel fuoco che così non gelerete. Oh, sì, va bene. Allora raccolsero dei rametti, sì. Ne fecero tanti mucchietti, poi ci diedero il fuoco e quando si levò alta la fiamma, la matrigna disse: bambini, venite qui accanto al fuoco che così non gelerete, intanto che io e babbo andiamo poco più in là a far legna, ma poi torniamo,
non abbiate paura, solamente 2 minuti e poi torniamo. Solamente 2 minuti e poi. Ansel, che cosa c'hai? Ma io c'ho fame. Anch'io c'ho fame. Ansel, che cosa vuoi? Ma io c'ho freddo. E vieni qui, accanto a me, nella mia giacchettina. Ansel, ma cosa vuoi? Ma siamo sicuri che loro ritornano? Eh sì? Non senti il rumore dell'accetta del babbo? Ma quella non era l'accetta, bambino! Quelli erano 2 rami secchi che il papà aveva legato a un albero e che il vento sbatteva di qua e di là. Hansel e Gretel erano seduti lì da un pezzo quando i loro occhi si chiusero e si addormentarono profondamente, e quando si svegliarono era notte fonda. Tornare a casa, tu però non piangere più, hai capito? Non piangere più, piangiona, una piangiona sta qua, mi dice vai di piangere, guarda un po', Gretel, guarda laggiù, in mezzo ai rami, la luna, sta sorgendo la luna, guarda! Gretelina, guarda, hai visto i sassi? I sassi bianchi li ho messi giù io. E adesso ci riporteranno a casa, basta che li torniamo su. Hoppla! Eccone qui un altro. Corri. Hoppla! Dai, corri! Uffa, ma quella lì è una befana, rimane sempre indietro, Dai, Gretel, dammi il tuo cappello che ci mettiamo dentro i sassi. Hoppla! Hoppla! Eccone qui un altro. Ancora qui, dai, corri. Hopla! A casa, siamo tutti a casa. Che ridere! A casa, siamo tutti a casa. Hopla! Chi è? Ma chi è? Ma chi è? I fantasmi? Ma no, ma siamo noi, Ansel e Gretel. Brutti! Perché avete dormito così tanto? Credevamo che non voleste più tornare, disse la matrigna arrabbiata.
Ma il papà nel rivedere i suoi bambini, li riabbracciava forte, se li stringeva al petto e ringraziava il cielo. E lui pensava, sperava che non li avrebbe mai più abbandonati, quei bambini, perché lui era buono. Buono, 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 buono. Cosa ridi? Ma secondo te quel papà lì era veramente buono? No. Ragioniamo un attimo anziché dire sì, no. Un papà buono accetta così di abbandonare i suoi figli così nel bosco? No. Non è buono. E allora la colpa di chi è? Bravi furbi, cascati come le pere, come dire che è sempre colpa delle donne. Ah, oh, saranno contente le vostre mamme con tutta la fatica. È la colpa, eh? È comodo dare sempre la colpa agli altri. Adesso io vi insegno una cosa che vi sarà utile quando crescerete, anche adesso, eh? E si chiama la legge del cucchiaio. Cosa vuol dire la legge del cucchiaio? Ma cosa dici Celestino? Ma sei diventato un po'... Eh no, perché dovete sapere che anche i più buoni fra di noi, quelli che non fanno mai niente, ma non sfuggono, provate a portargli via qualche cosa a cui tengono molto, un giocattolo, una merenda, eh? Ma cosa fa quello di buono? Fa... E la fame tornò di nuovo a bussare a quella porta. Era un inverno lungo, rigido, non c'era più niente da mangiare un'altra volta. Che fame, che fame, che marito mio, gratta di qui, gratta di là, erano rimasti solamente dei barattoli vuoti. Senti, marito mio, se andiamo avanti così moriremo di fame, tutti e quattro. Dobbiamo assolutamente abbandonare quei figli del bosco. Dobbiamo assolutamente abbandonarli nel bosco. Dobbiamo abbandonarli nel bosco. Va bene. Faremo come tu vorrai. Vedete? Il papà si lasciò convincere un'altra volta. Era un papà molliccio. Molliccio come il pane inzuppato nel latte, eh. E Gretel, che aveva sentito tutto, piangeva lacrime amare. Hai sentito che cosa ha detto quella? E adesso che cosa facciamo? Cosa facciamo? Ma dai, non piangere, sorellina. Vedrai che troverò ancora un modo di trovare una soluzione. Tu però smettila di piangere, se no ci facciamo la doccia fra un po', eh. Ti ho mai visto quanto piange sta qua? E quando il papà e la matrigna furono addormentati, Hansel si alzò dal lettino, scese le scale, apre l'uscio, oh santa Poletta Giuseppina, l'uscio era chiuso, sprangato, scappa, ritorna nella stanzettina della sorellina e disse: Greta, ti prego, no, non piangere, vedrai che il buon Dio non ci abbandonerà, ninna nanna, ninna oh, questo bimbo chi lo do, ehi, Hansel, guarda che ci vuole un'idea, altrimenti domani siete fritti. Nina nonna, Nina, questo bimbo chi lo do? Lo darò all'orso Bruno per spezzare il suo digiuno. Hansel, che ci vuole un'idea? Nina nonna, Nina, Nina nonna, Nina, Nina. Sveglia poltroni, è ora di andare nel bosco a far la legna, disse la matrigna. Avrete solamente un pezzettino di pane, non mangiatelo fino a mezzogiorno, perché non ce ne sarà nient'altro. Ehi, un momento, ma
un pezzettino di pane. Sarà come un sassolino bianco lungo un sentiero. Ecco l'idea per salvarci. Bravo, bravo Hansel, bravo, sei stato bravo. Adesso siete pronti, sì. Siamo pronti, signora. Siamo pronti. Hansel, ma perché rimani indietro? Sto salutando il mio piccioncino bianco che sul tetto e che vuol dirmi addio. Ma sciocco, non è il tuo piccione, quello lì. Quello lì è il primo sole che brilla sul comignolo. Muoviamoci! Hansel, piccioncino, sciocco, muoviamoci! E cammina, cammina, Hansel e Gretel si spinsero un'altra volta nel bosco, ma ancora più a fondo. E cammina, cammina, Hansel e Gretel accesero un'altra volta il fuoco, ma ancora più grande. E cammina, cammina, Hansel e Gretel si addormentarono, ma questa volta sapevano che nessuno sarebbe venuto a salvarli. Non piangere, piccolina, non piangere. Vedrai che quando sorgerà la luna troveremo le bricioline e ci riporteranno a casa. Ecco, guarda, la luna sta sorgendo fra i rami. Corri, corri, Gretel! Ecco, guarda, 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 guarda le bricioline. Eccole qui, eccole un'altra. Corri, corri, corri. Ehi, che cosa fai? Bussolino, aia! Oh, oh, via, 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 via! Via, Sciocco! Gretelina, dove sei che non ti vedo? Gretel! Non avere paura! Io mi ricordo da che parte siamo venuti. Siamo venuti di là. E cammina, cammina. Camminarono ancora tutta la notte. No, 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 di là, di là. E cammina, cammina. Camminarono ancora il giorno dopo, da mane a sera. No, 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 di là. E di là. E cammina, cammina, ma la strada non la trovarono più, e le gambe si piegavano, e che stanchezza, e che fame. E a un certo punto, Hansel e Gretel si addormentarono un'altra volta. Vieni qua! Vieni! Oh. È inutile che ti nascondi qui in mezzo ai barattoli, eh! Brutta faccia di tolla! Eccoti qua! Ma di un po'! Ma ti sembra questo il modo di fare? Ti sei mangiato tutte le bricioline che servivano da Hansel e Gretel per tornare a casa. Adesso dice che gli dispiace, sì. Ma ci dovevi pensare prima. E adesso? Ah sì? Lui dice che anche loro hanno fame. Ma cosa vuol dire? Se uno ha una merenda, fate un po' per uno. Adesso lui inventa che c'è un posto dove ci sono tante cose buone da mangiare. Davvero? Ehi, Hansel, Gretel, guardate, c'è qui un signorino che dice di conoscere una parte del bosco con tante cose buone da mangiare. E fu così che Hansel e Gretel seguirono l'uccellino in una parte del bosco che non avevano mai visto. Ehi, bambini, ma quello lì era un bosco bellissimo, sapete, nuovo di pacca. Ah, che meraviglia di bosco. Certo, era come tutti gli altri, nel senso che c'erano i sentieri,
c'erano i prati, i fiorellini e via dicendo, ma dovete sapere che gli alberi erano un pochettino più belli, dritti, lisci, sembrava, non so come dite voi quando ci sono due file di alberi che uno ci cammina in mezzo, come si dice? Due file così. Ma non sapete niente. Ma non il sentiero con due alberi alti, uno ci cammina dentro. Il viale, non mi veniva la parola. Anzi no, non è che sembrava. Era veramente un viale. E dal fondo una casetta sembrava venire loro incontro. Fermo un attimino, perché sono un po' stanco. Si fa fatica, voi siete, Sì, che poi dopo c'è anche sul cappotto, fa caldo. E intanto ne approfitto per mangiarmi, un pezzettino di pane. Non è buono. È proprio vero che quando si ha fame, non c'è niente di più buono di un pezzettino di pane. Sono un pezzettino. Che cosa ci avete da guardare? Non avete mica mangiato voi? Come no? Adesso non avete mica fatto il pranzo? Ma cerchiamo un pochettino Giuseppino, che cosa hai fatto di pranzo? Che anche mi dici cosa hai fatto di pranzo? Io. Dai, dimmilo. Risotto. Risotto come? Io. In bianco? Vabbè, poi? E basta! Ma che bravo! E di secondo c'è qualcuno che mette un secondo? Io! Tu cosa? Le cotolette polpette. Le cotolette con le polpette. Io! E tu cosa? La frittata. La frittata come? Io! E di dolce? E poi la frittata. Io! Cosa di dolce? La frittata. Il gelato! Il gelato con chi? Col tiramisù! Ma siete tutti quanti delle facce di formaggino allora! Mi fate delle storie perché mi mangio un pezzettino di pane e voi avete mangiato risotto con le polpette e il coniglio col tiramisù! Va bene! Metto via il pane e me lo mangio dopo, prima la storia e parte la chiave. Però non è giusto, va bene! Non è giusto, anche perché in questa parte della fiaba si mangiava. E come si mangiava? State un po' a guardare. Allora, faremo un buon pranzetto. Io mangerò un pezzo di tetto. Io mangerò un pezzetto di finestra. È dolce, altro che la minestra. Questo mi toglierà la fame. Un muro tutto di marzapane. Questo mi sazia l'appetito. Il camino è di candito. Lodi, lodi rosicchia. La casina chi mordicchia? Lodi, lodi rosicchia. La casina chi mordicchia? Io amo dalla terra la montagna, un bassoncino. Se vede Francia procita, ma quanti belli piccerini che ci stanno a casa. Ma non ci posso credere, ma chi è che mi ha portato? Mamma, papà? Oh, non abbiate paura di me, sono una povera vecchiarella che abita da viste parti, sì, sì. E com'è che li chiamate? Anselle e Gretelle. Anselle e Gretelle, che bello che nome che c'hai.
E vieni qua, vieni qua. Dimmi a me. Avete fame? C'è preparato per voi un buon pranzetto? Sì. Noci, fichi e bergotte. Sì. E se siete stanchi, due bei lettini con lenzuola candide e morbidi cuscini. Avanti! Non abbiate paura, C'è il posto per tutti! Attenti allo scalino, Oppla! Aiuto! È inutile che urli, sai? Tanto non ti senti più nessuno. Oh. Certo che sono io. Abbiamo visto i pantaloni. E allora, tocca fare anche la strega. Però insomma, scusami, noi non si possono raccontare le storie per bene se non si fa anche la strega. Non sei portato. Comunque quella strega era veramente cattivissima, sai, guarda. Aveva messo Hansel in gabbia come un topo, poverino. E Gretel a fare i mestieri, quella lì che non aveva mai voglia di fare niente. Mica come voi che aiutate tutti in casa, vero? Io no. A meno male che c'è anche chi dice la verità. Comunque, avete visto in giro una ragazzina con le trecce più puntini che piange sempre, che si chiama Gretel? Sì. Me la chiamate per favore? Sì. Ma tutti insieme però, Gretel! Più forte! E adesso non prendetemi in giro però, Dio buon Dio del cielo! Ci avessero divorato le bestie feroci, ma saremmo almeno morti insieme. E basta piangere, Gretel, basta! Santa Polenta Giuseppina, guarda tuo fratello, adesso non lo vedi perché è svenuto, ma guardalo, è dentro lì. No, non può fare più niente lui, prima è lui che ti ha aiutato te, adesso sei tu che lo devi aiutare, Dai su, falla brava, coraggio, e fatti coraggio. Beh, insomma, si fa la svelta a dire fatti coraggio. Gretel era rimasta stecchita dalla paura. Ma per forza, cari, perché con una strega così come si fa a non avere paura? E adesso, la strega la devo fare veramente. Però se c'è qualcuno che ha paura, la strega non la faccio. La faccio? Sì! Va bene. E comunque sappiate, il bambino avvisato, pannolino risparmiato. Comunque io parlavo delle streghe che fanno paura ai papà, avete capito? E in ogni caso, visto che siete fuori coraggiosi, adesso la faccio, però silenzio, se no mi spavento anch'io. La strega, parla a bassa voce. La strega come era fatta? La strega innanzitutto era magra, capisci? Magra come un manico di scopa. E poi era tutta vestita di nero. Vabbè, perché era vestita di nero? Tutti sanno che le streghe sono di nero. Ma perché era vestita di nero? Perché stava sempre vicino al fuoco, al camino. Eh sì, è per questo che aveva sempre gli occhi rossi, infiammati, era quasi cieca, sapete, cieca, ci vedeva pochissimo. In compenso però aveva un naso, cari miei, con quello lì invece ci sentiva benissimo. Era come il fiuto degli animali. E quando sentiva qualche cosa di buono, i suoi occhi si appicciavano come sigarette.
mangia! Mangia, piccolino che sei! Mangia! E ingrassa! Ma come, perché? Perché? Ingrasserai! Un buon boccone per me tu sarai! Grasso, grasso, ben condito, il mio cibo preferito! Metti fuori il dito, dai, fammi sentire, fammi tastare, fammi il tuo corpo! Oh, magretto! Magretto! E qui ci vuole ancora un etto! Ma dove ho messo gli occhiali? Dove ho messo gli occhiali? Ehi, Gretel, intanto che quella lì non c'è, fatti venire in mente un'idea per salvare tuo fratello! Ma parla, Benedetta! Questa qui sembra proprio uno stoccafisso, Sto parlando! Che cosa? Cosa? Oh, che bello, ingiusto! Ehi, Hansel! Tua sorellina Greta l'ha detto così, che quando la strega ti chiede di porgerle il dito, tu mostrale a Gervara! A Gervara! Ma sei sordo? L'ossicino di pollo! Quello lì che hai avanzato nel piatto e quella quando ti tocca crede che sei magro e così non ti mangia. Che bella idea che hai avuto, Gretel, per fregare la stregaccia. Signorina, dicevamo che a Hansel piace tanto la focaccia. Sì, ma certo, piccina che sei, mangia la focaccia. La focaccia se ne viene tutta in ciccia. Ingrasserai. Un buon boccone per me tu sarai. Grasso, grasso, ben condito, io ti voglio bene. Metti fuori il dito. Dai, fammi sentire, fammi tastare, fammi toccare. Secco. Sei secco come uno stecco. E ti mangerò domani. Ingrasserai. Un buon boccone per me tu sarai. Grasso, ben condito, il tipo preferito. Fatti fuori un dito, dai, fammi sentire, fammi tastare, fammi toccare. Magro! Sei magro! Ma adesso basta, oggi magro grosso, ti cucino e me la spasso. Ah, è inutile che piangi, sai? Tanto non c'è più niente da fare per tuo fratello. Anzi, sai cosa ti dico? Che anziché farlo arrosto, lo farò bollito. È già salata. Mi piace il bollito con la maionese, con salsa verde oppure con il purè. Ma non posso fare un buon bollito senza un po' che pa... Gretel, tesoro, appiccia il forno, impastano un po' che fa, sì, lo voglio mangiare con tuo fratello. Ma come, perché? Perché? Mi piace il pane, mi piace il panino, con olio, con sale, imbottito di bambino. Ehi, Gretel, stai attento che questa volta ti butto anche te nel forno. Oh, sì, no. Mi piace la porchetta, mi piace la gallina, ma ancora più buono è l'arrosto di bambina. Signora, disse Gretel, signora, ma io non sono mica capace di accendere il forno. E la strega, ti rimando. Signore, signore, non sono capace di accendere il forno. E allora dillo che tocca fare tutta a me, ma dillo proprio da scema, ma incapace, che non sei altro. Ma il forno si fa così, si spazza per bene, così si apre lo sportello, si pone la legna sul fondo, si appiccia il fuoco. E quando la strega si affacciò con il suo nasone alla sportella del forno, Gretel, come uno spintone, e dai!
I bambini. E come bruciava quella, diventava sempre più nera, bruciava come legna secca, bruciava e la sua vita volava via. E il vento poco poco la spazzò via. La strega non c'è più! Non c'è più la strega! Gretel, apri! Apri, spiegati, dai Befana! Guarda che se mi chiami Befana ti lascio lì fino a un mese futuro, eh! Apri, lì clocca! È andato a finire? Vieni fuori, dai paurosone! Ecco! Oh, grazie Gretel! Quanti baci che si davano! Grazie Gretel! Oh, grazie Gretel! Quante capriole che facevano! Grazie Gretel! Hansel volava dalla felicità! Grazie! Ah, scusa, scusa. E adesso via da quella brutta casa, via da quella parte del bosco che non ci interessa più, via verso la libertà. Freedom. Hansel e Gretel cominciarono a correre. Fin quando si trovarono nei pressi di una cascata che si gettava in un fiume. Ehi, Gretel, come facciamo andare dall'altra parte? Non c'è neanche il ponte. Ma sei un paurosone, fratellino. C'è la natrella? E gli chiediamo un passaggio a lei. Ma chi c'è qua? Oh, è forte. Dai! Alla trella corri, Hansel e Gretel qui soccorri. Nessun ponte passa il fiume, portaci dunque sulle bianche piume. Ma non insieme dobbiamo andare, perché del peso le faremo affondare. Un dopo l'altro noi andremo, e l'altra riva raggiungeremo. Hansel e Gretel cominciarono a correre, anche perché adesso riconoscevano quel bosco lì. Sì, corri, hoppla, e gli alberi diventavano sempre meno fitti. Corri, diventavano anche sempre più radi. Ed eccola laggiù la loro casetta. Dai, corri, è vero. E sul tetto c'era un gattino bianco. Ciao! E c'era un piccioncino bianco. Corri. E sotto, seduto su una panca, c'era un signore triste, perché non aveva più i suoi bambini. Eh sì. A un certo punto quel signore, in fondo al sentiero, ai margini della foresta, vide due puntini neri piccolini così, che venivano correndo verso di lui, sempre più grandi, sempre più belli. Papà, Hansel, Gretel, papà, oppla! Papà,
la mamma? La mamma era morta. Scattò. E Gretel che piangeva. Eh sì. Ma questa volta non piangeva più per la disperazione, no? Piangeva di gioia, sì. Anche perché avevano portato via tutto il tesoro della strega. E da quella volta vissero a lungo, felici, contenti, ma soprattutto, cari, non ebbero mai più fame. Adesso però mi sembra che me la sono guadagnata una bella pasta asciutta. Sì o no? Sì! Occhio che mi invita a casa stasera. Dopo me la venite a dire. Adesso prima di lasciarvi vi voglio far sentire un'ultima canzone che ha composto Hansel per sua sorellina Gretel. Sì, perché è stata lei che l'ha salvato alla fine, giusto? E allora mi date una mano a tenere il ritmo? Sì! Anzi no, due mani. Perché fare il ritmo con una mano? Ma cosa fai che non te l'ho ancora dato? Sei forte. Insieme! È la parolina magica per il prossimo millennio da imparare ancora. Insieme, non ognuno per conto suo. Siete pronti a fare una cosa insieme? Sì! Allora dai, cominciamo da adesso con il ritmo insieme. Cioè, meno male che ho detto insieme. Ognuno quando prende il ritmo va. E così magari quando andate insieme, la mamma, la maestra dice stop, andate attraverso della strada, cosa fai il cambio, paci. E insieme dovete stare, tutti insieme. Siete pronti? Ma attenzione che bisogna. Perché ci sono anche i furbi, il mondo. Attenzione che i furbi. Pronti? Vai! L'avevo detto che ci sono i furbi, no? Siete pronti? E stop! Abbiamo gettato la strega nel forno e finalmente abbiamo fatto ritorno. Le tasche piene di perle e diamanti, niente più pane, d'ora in avanti. Ehi, grazie, grazie. Dovete, tutti insieme, dai, aspetta qui, ehi. Hey. Grazie, grazie. Dovete, open. Aveva messo dentro una tabbia e io morivo dalla rabbia. Ma come detto quella vecchia strega, stai tranquillo, ma non ci frega. Pronti? E grazie, grazie. Aveva messo dentro una gabbia e che morivo dalla rabbia. Ma tu mi hai detto dalla vecchia strega, sei tranquillo, ma non ti frega. E grazie, grazie.